continuiamo questa azione di informazione necessaria, perché riteniamo che l'informazione dia la consapevolezza ad ogni cittadino di poter attuare le misure previste dalla legge. Ho visto i dati, ovviamente i dati sono significativi, c'è un trend in evoluzione, ce lo dobbiamo dire. Poi il coronavirus è un virus che è altamente contagioso, quindi la diffusione, ecco il motivo per il quale si invita a stare a casa e quindi avere la capacità di rispettare le prescrizioni che sono imposte dai decreti ministeriali, e quindi la distanza, lavarsi le mani, non avere rapporti con persone che hanno patologie respiratorie. Però, dato che il coronavirus ha un'incubazione di 14 giorni, si rischia che tra qualche settimana, essendoci una diffusione del contagio, ecco il motivo perché dobbiamo prevenire, non ci siano più posti in terapia intensiva. Sapete che il coronavirus insiste in tre modalità: sintomi leggeri oppure asintomatico, ma ci sono anche quelle persone dove si sviluppa la polmonite interstiziale bilaterale. Questa richiede la ventilazione dei polmoni. Cosa vuol dire? Che richiede che i polmoni vengano messi a riposo e c'è un ventilatore che lavora per i nostri polmoni. In Italia ci sono circa 3-4 mila ventilatori, ci sono circa 5 mila posti di terapia intensiva. Se questo contagio continua a diffondersi, ad oggi siamo a 7.000 casi e quindi ci sono circa 2.000 già in terapia intensiva, se continua questo evolversi del trend rischiamo che anche il sistema sanitario vada in crisi. Quindi io dico che dobbiamo prevenire come? Essendo, adottando le cautele previste dal Ministero della Salute. Ora non diventa volontario, deve essere obbligatorio da parte di tutti, ma per proteggere se stessi e per proteggere gli altri. E poi bisogna, secondo me, cominciare a pensare a riaprire le vecchie strutture ospedaliere, cominciare ad allestirle. Non so quali reparti metterci, perché non sono un tuttologo, questo spetta alle autorità competenti. Per esempio il Forlanini, che è stato chiuso, bisogna riaprirlo in questo momento di difficoltà. Ci sono tutte le ex strutture ospedaliere, come l'ospedale, l'ex ospedale di Gaeta, quello di Terracina, quello di Fondi che è vuoto, c'è solo qualche reparto, ci sono altre strutture nel nord della provincia. Dobbiamo cominciare ad allertarci, a prepararci. Mi auguro che il trend si blocchi, mi auguro che non si sviluppi, ma noi abbiamo una grande fortuna rispetto al nord, che mentre il nord l'ha subito, noi abbiamo l'esperienza del nord. E quindi dobbiamo essere cauti, perché ritengo che la cautela non sia mai troppa. È proprio alla luce di questo che io da ieri sto facendo delle riunioni con i commercianti di Gaeta, e quindi qui abbiamo i commercianti di Gaeta medievale che si sono autoregolamentati. Io loro li voglio ringraziare pubblicamente, perché non sono obbligati a fare quello che oggi loro hanno deciso, e quindi hanno deciso di anticipare le chiusure alle 22 per evitare gli assembramenti, di utilizzare il kit sanitario, di aderire al progetto Noi ci siamo, Noi 50, che ora è diventato Noi 80 ci siamo, per la consegna a domicilio, e tante iniziative. Quindi questo vuol dire avere la consapevolezza di quello che stiamo vivendo, questo vuol dire stare vicino alla comunità. Noi dobbiamo sviluppare questo senso di comunità, e quindi sviluppare questo senso di comunità vuol dire stare tutti insieme, e vuol dire stare sul pezzo, stare sul territorio. Da ieri che sto portando avanti queste riunioni con i commercianti, anche con le società sportive. Quindi io direi di lasciare la parola all'assessore d'agenzia, all'assessore Martoni, a un referente dei commercianti che sono qui per illustrare queste iniziative. Se lasciamo la parola un attimo a loro, perché è giusto ringraziarli pubblicamente, perché questo vuol dire, non sapete, spesso si dice che i commercianti sono da una parte, le autorità pubbliche sono da un'altra. Questo è il tipico caso dove loro si sono autoregolamentati. Sai qual è la cosa bella che sto vivendo in questo periodo? Che quando dovevo chiudere i centri anziani l'abbiamo coordinato con i centri anziani, con i presidenti. Quando dovevamo chiudere i centri diurni l'abbiamo coordinato con loro. Questo è il senso di governance, questo vuol dire il senso di partecipazione cittadina. Questo vuol dire avere la consapevolezza che bisogna stare tutti insieme. È un momento difficile, ma noi lo supereremo se staremo tutti insieme. E vi dico adesso quali sono le azioni che hanno messo in campo i commercianti.
Come diceva il sindaco, diciamo, questa emergenza si combatte anche con l'intelligenza. Questo, diciamo, abbiamo registrato una grande disponibilità degli operatori del settore. Un importante, proprio sono delle cose fondamentali. Alcune sono cose dovute, però loro sono andate anche oltre. Per esempio, al kit sanitario, lo dici, però voglio dire, loro sono andati ben oltre qualcosa, evitando la somministrazione all'esterno, cioè loro fanno somministrazione di alimenti e bevande solo nelle aree di concessione. Questo è un grande passaggio, perché questo significa evitare assembramenti all'esterno. Non fanno la vendita per asporto, loro si dedicheranno solo alla vendita all'interno, cioè quando viene uno e dice voglio prendermi un aperitivo e vado fuori a consumarlo, loro dicono no, la consumazione avviene rispettando solo qui. Le prescrizioni. Quindi rispettando poi le prescrizioni che sono a un metro di distanza, eccetera. E oltretutto nessuna norma parla di chiusura, loro sono andati oltre, chiuderanno alle ore 22, proprio per evitare questi tipi di situazioni. E poi la cosa più importante è che hanno aderito al progetto, che noi ci teniamo moltissimo, il sindaco in prima linea si sta spendendo, quel progetto noi ci siamo, che è una vendita a domicilio. Per cui io, sindaco, se siamo d'accordo, Maurizio, cioè, vogliamo ringraziare le associazioni, lo facciamo già con Maurizio, perché praticamente lui ha mantenuto il termometro di questa situazione e chi ben lui ci può dire come si è evoluto tutta questa questione. Buongiorno, no, diciamo che siamo sicuramente molto sensibili a questa problematica nazionale che forse in questo momento non ci riguarda direttamente sul territorio del Comune di Gaeta, però vedendo i dati, vedendo i numeri in questi giorni che vanno ad aumentare, anche noi commercianti ci siamo voluti, insomma, autoregolamentare, come diceva l'assessore e come diceva giustamente anche il sindaco. Molto probabilmente questi qua sono proprio dei momenti in cui dobbiamo veramente dare il meglio di noi con una risposta trasparente e univoca, insomma. Noi commercianti, io poi faccio parte anche di Gaetat, associazione commercianti, abbiamo preso e adottato queste iniziative. Non è facile questa chiusura delle 22 per noi commercianti, perché ci troviamo anche in un periodo di dove veniamo da una stagione invernale e in questo momento dovremmo incominciare anzi a produrre, anche se giustamente il sindaco ha fatto cose belle nell'inverno con le luminarie e tutti gli eventi, insomma, che noi conosciamo bene. Però questo è poi un momento nostro abbastanza critico, però penso che sia questa chiusura dell'orario del 22 può evitare effettivamente l'assembramento, quello che oggi si chiede, insomma, di non fare assolutamente. Poi tutte le altre cose, ovviamente kit sanitario all'ingresso, tutte le norme che noi comunque rispettiamo sempre, però adesso in questo momento siamo sicuramente molto più attenti, e poi tutte le altre iniziative che comunque già sono state elencate. Noi ci stiamo mettendo tutta, cerchiamo logicamente anche la collaborazione di tutti, e questo è tutto. Beh, alla luce dell'intervento di Maurizio, quindi loro sono tutti commercianti che hanno aderito a queste iniziative ed è giusto che li venga riconosciuto un plauso per l'adesione volontaria, perché questo loro non erano obbligati a farlo. E voglio far notare, loro sono spesso e volentieri attività notturne, quindi attività che lavorano durante la notte, quindi hanno deciso di autoregolamentarsi, magari aprendo anche prima, quindi con un risultato che non si può conoscere, facendo una somministrazione solo a tavola e quindi all'interno, quindi immaginiamo anche la tipologia di sacrificio che stanno facendo. Certo, è un modo per prevenire, per evitare che succedesse il peggio, ma qui mi viene da fare anche una considerazione sul decreto emesso. Io già l'ho detto ieri, usano la dicitura che i pub devono chiudere, ma i pub, in realtà questa dicitura non esiste, perché se andiamo alla Camera di Commercio e prendiamo il codice Ateco, parla di ristorazione, quindi il concetto di pub è una locuzione, perché poi tutti, che anche chi ha la insegna pub, ha il codice Ateco ristorazione, quindi io credo che il Consiglio dei Ministri debba chiarire questa cosa, perché è veramente una grande sciocchezza quella che è stata definita in questo momento. E in questo momento non abbiamo bisogno di non avere situazioni chiare, di avere dubbi, perché questo allarma i commercianti, allarma i cittadini. E quindi io mi auguro che il governo intervenga immediatamente in questa iniziativa. Io devo ringraziare tutti i commercianti di Gaeta anche, perché sabato in appena 2 ore siamo riusciti ad arrivare a 50 attività, ma non solo di Gaeta, ma anche di Formia e di Itri. Oggi siamo arrivati a 80, con la loro adesione già posso dire che abbiamo superato i 90, cioè in meno di 2 giorni praticamente abbiamo superato i 90 aderenti. Questo perché c'è un grande senso di responsabilità tra i commercianti. Non è vero che
il braccio destro non sa quello che fa il braccio sinistro, ma cittadini, commercianti, amministrazioni, istituzioni private, altre istituzioni pubbliche che operano nei territori devono restare insieme. Questo è un momento che ci deve vedere uniti, ma deve vedere tutti i Golfo uniti. E voglio ringraziare in particolare tutte quelle attività che mi hanno scritto su Facebook, che oggi stiamo aggiornando la lista, l'elenco delle persone aderenti di Formia, di Itri e di tutte le città che hanno aderito a questo progetto. Questa è la dimostrazione che esiste un Golfo unito e che dobbiamo lavorare tutti insieme per garantire un'informazione. E quindi concludo dicendo: rispettate le prescrizioni. Il coronavirus ha una grande possibilità di contagio, quindi adesso bisogna assolutamente attenersi a questo. Non dobbiamo essere leggeri, non dobbiamo essere superficiali, ma dobbiamo attenerci a queste regole. Ora incontreremo anche le associazioni sportive, perché anche le associazioni sportive insieme a noi abbiamo concordato di chiudere tutta l'impiantistica sportiva della città di Gaeta. Signori, so che non è previsto dal decreto, ma noi ci autoregolamentiamo perché riteniamo che dobbiamo preservare i nostri cittadini. E devo dire che questo suggerimento di chiudere mi è stato dato attraverso Facebook e in alcuni messaggi privati, dove tante persone mi hanno detto: sindaco, scusami, ma se in un locale bisogna mantenere un metro e si controlla, se bisogna mantenere un metro di distanza, come fai a quando fai un allenamento di basket, un allenamento di pallanuoto, un allenamento di calcio, a non farli toccare per un metro? È ridicolo. Quindi il decreto non ha previsto la chiusura degli impianti sportivi, ma solo delle palestre. E quindi noi insieme alle associazioni sportive, ora le incontreremo tra pochi minuti, abbiamo deciso all'unanimità, condividendolo, la chiusura di tutti gli impianti sportivi della città di Gaeta. Noi vogliamo dare un esempio, vogliamo essere attenti a seguire tutte le iniziative per far sì di ridurre il rischio di contagio, ma anche voi dovete fare la vostra parte, perché anche voi dovete attuare queste norme. Ci vediamo tra poco con le associazioni sportive.